Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Dopo 2 giorni di assenza, ritorno a pieno regime. Questa sera sul mio canale, come video, è un video particolare. Se avete visto dal titolo della copertina, si sta parlando di disabilità e fa riferimento alla disabilità e diciamo, all'inclusione, all'inserimento per quanto riguarda andare a vedere la partita di calcio all'Allianz Stadium. Io curiosamente ho guardato negli anni passati alcuni problemi, diciamo così, alcune informazioni, alcuni diciamo, giudizi e purtroppo ho visto diciamo, che ci sono degli aspetti che non sono certamente positivi per chi veramente ha diciamo, difficoltà, ha una disabilità particolare. Leggendo alcuni articoli, alcuni sfoghi di alcune persone che hanno avuto una realtà sicuramente negativa, nell'andare, diciamo, a vedere la propria squadra di cuore all'Allianz Stadium, vi posso dire che questa realtà qua non è solamente dell'Allianz Stadium, ma esiste in gran parte degli stadi italiani. La disabilità, alcuni stadi italiani sono, diciamo, abbastanza organizzati, però l'unica cosa che effettivamente mi ha fatto un pochettino pensare, anche un pochettino, diciamo, anche in maniera negativa, pensare che effettivamente per avere l'accredito della disabilità deve essere per forza al 100%, che non credo che sia veramente una posizione, perché se uno non è disabile al 100% non può avere l'accredito nel senso come diciamo accompagnatore, come diciamo costo gratuito, che poi relativamente tante persone, ragazzi o comunque vada, persone che sono diciamo disabili, e l'importanza diciamo è poter partecipare a questi eventi. Il problema è che effettivamente anche l'Allianz Stadium negli ultimi anni ci sono state diverse proteste perché purtroppo il servizio non è certamente idoneo per alcune situazioni, per alcuni eventi importanti all'Allianz Stadium. Perché vi dico questo? Perché io vivo questa realtà qua, io ho un ragazzo disabile che ha una disabilità al 100%, ma mio figlio fortunatamente o sfortunatamente, comunque una disabilità al 100%, non è attualmente in carrozzina, quindi diciamo che ha una deambulazione normale come tutti gli altri disabili che hanno disfasia, però purtroppo diciamo che ci sono altre persone che invece hanno la difficoltà diciamo, di ambulare, quindi di conseguenza devono essere comunque gestiti da un accompagnatore con la carrozzina e devono diciamo, superare diverse barriere. Se le barriere non ci sono, il problema che diventa veramente problematico, e questo è un problema che comunque c'è negli stadi italiani. Faccio riferimento a questo anche perché io sono un tifoso juventino e spero un giorno di andare all'Allianz Stadium e porterò sicuramente mio figlio, ma il mio problema è principalmente, diciamo, relativo per quanto riguarda l'accreditamento, relativamente per la posizione dello stadio, ma mio figlio comunque vada non ha questa problematica di deambulazione. Mentre invece vedo che comunque molta gente si è lamentata per questa cosa qua. Ed è questa la cosa grave, perché comunque anche qua si fanno, diciamo, dei favori e sfavori nel riguardo della disabilità, che comunque gli stadi italiani non vengono utilizzati solamente per le partite di calcio, ma vengono utilizzati poi magari nel periodo estivo anche per concerti. E di conseguenza il problema della disabilità e dell'accessibilità negli stadi è comunque vada paragonato a tutti i giorni, quindi di conseguenza rimango un pochettino ancora col pensiero che purtroppo in Italia per certi tipi di problematiche come la disabilità, certi tipi di barriere sono siamo ancora, ma ancora molto indietro. Speravo, e infatti sono rimasto abbastanza anche, diciamo, anche colpito, anche perché l'Allianz Stadium è uno degli stadi migliori in Italia per quanto riguarda tutta la tecnologia e tutto quello che volete voi, ma per quanto riguarda la disabilità deve ancora fare molto. E questo mi dispiace, ma non perché io ho in casa un disabile, per il motivo che molta gente che in Italia ha la passione del calcio, come me in questo momento qua, per quanto riguarda il Juventus, la passione, vorrebbe andare allo stadio, ma molte persone hanno difficoltà ad entrare allo stadio e potervi partecipare perché molte volte vengono messe in situazioni in cui, tra parentesi, il tifo giustamente si alzano tutti in piedi e si trova in una situazione in cui tu sei seduto in carrozzina e non puoi vedere la partita. E questo è un peccato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questo è un video particolare. Voglio parlare per quanto riguarda il discorso chiusura, per quanto riguarda il discorso di abilità, che non sarà un argomento che chiuderò qua, anche perché voglio andare avanti e approfondire la situazione. Anche perché mi sembra anche assurdo che siamo nel 2024, siamo ancora qui a parlare per quanto riguarda le barriere architettoniche e la gestibilità dei disabili in Italia.
e mi sembra che è giusto che ne parliamo insieme. Fatemi sapere, commentate e noi ci aggiorniamo al prossimo video. Fino alla fine, forza Juve. Ciao a tutti.